da oggi a Montesilvano è in realtà la casa delle associazioni, si parla di integrazione, di lavoro verso le persone più povere e più svantaggiate, questo è anche il senso di questa iniziativa. Il senso è di ringraziare tutte quelle associazioni che per anni hanno lavorato in silenzio sul territorio, erogando servizi anche di eccellenza in assoluta gratuità e nell'anonimato. Oggi a queste persone, a queste associazioni, è l'amministrazione che dice grazie mettendogli a disposizione una struttura per consentirgli di continuare ad erogare servizi di eccellenza qualitativamente elevati, ma soprattutto cercando attraverso loro di fargli condividere un percorso di crescita, perché questa iniziativa si va ad associare alla mensa dei poveri, all'Emporio Solidare, creando il polo della solidarietà qui a Montesilvano. È uno dei piccoli centri di Montesilvano dove le politiche sociali raggiungono livelli di eccellenza. Dobbiamo continuare a lavorare, a perfezionarci e soprattutto a condividere con le associazioni presenti sul territorio quelle che sono le problematiche, perché spesso le associazioni riescono ad arrivare laddove le istituzioni purtroppo si fermano. Come amministrazione di Montesilvano state lavorando da tempo sulla strada dell'integrazione sia con i cittadini italiani ma anche con i tanti stranieri che vivono a Montesilvano e sono accolti in questa città. Montesilvano è diventata intransigente nei confronti di chi delinque e il caso di Via Ariosto è esemplare, dove abbiamo avuto il pugno di ferro nell'allontanare tutte quelle persone che vivevano di attività illecite. Siamo profondamente disponibili ad accogliere tutte quelle persone che hanno titolo per rimanere sul territorio dello Stato, che dimostrano di avere capacità di volersi integrare e soprattutto di mettere a disposizione del territorio le proprie iniziative. Io penso ai ragazzi dello SPRAR che stanno svolgendo dei lavori gratuitamente per il comune di Montesilvano, sia per la spiaggia dei disabili, nella cura del verde, ma anche nell'erogazione dei servizi cimiteriali. Sono tutti fattori di una esemplare positività da parte di questi cittadini che li deve mettere in condizioni di poter avere anche il riconoscimento dell'intera cittadinanza.